Orio Zero presso il professore Veronidis, che ha medio di Savoia a Torino. Sono qui per raccontare la bellissima esperienza che con il gruppo infermieristico abbiamo fatto nel nostro reparto. Nel dramma di questa epidemia sono stati coinvolti Umberto e Maria, due coniugi di Torino, che con percorsi diversi sono stati ricoverati nel nostro reparto. Da subito abbiamo potuto vedere la commozione di questi sposi nel ritrovarsi insieme dopo tante complicazioni. Umberto ci dice che il 5 di aprile è la data del loro 56esimo anniversario di nozze e non potevamo lasciar correre questo senza poterli festeggiare. E così tutto il gruppo assistenziale si è impegnato per organizzare una festa a sorpresa. E la festa c'è stata, con estrema commozione da parte di Umberto e di Maria, ma anche da parte della loro famiglia che a casa hanno ricevuto la notizia quasi in diretta. Non dimenticheremo mai le lacrime di gioia e di felicità che non solo Umberto e Maria, ma anche tutti noi come gruppo assistenziale abbiamo provato. Questa è la nostra mission, accompagnare le persone nel loro progetto di vita. Questa testimonianza, che per scelta pure ne sentiremo anche di più drammatiche, ci ha portato però, ecco, anche in un momento, per così dire, lieto, no? Vivere in tempo della malattia anche un momento quale l'anniversario di matrimonio, perché c'è la sofferenza fisica, c'è la sofferenza interiore, c'è la sofferenza anche spirituale nella malattia. Con te vorrei allora che ci fermassimo, ci inoltrassimo nel mistero della sindone con un primo particolare, il particolare del dorso flagellato. Tu l'hai accennato prima, hai parlato di centinaia di ferite. Ecco, in quelle centinaia di ferite che cosa possiamo riconoscere, ecco, dal punto di vista anche della tortura che quell'uomo ha subito, il flagellum? Sicuramente la flagellazione era una tortura molto comune nell'antichità, e non solo nell'antichità, anche in epoche successive. Sicuramente di una tortura molto dolorosa, perché si formano centinaia di ecchimosi che lasciano un segno profondo, anche un segno di disprezzo nei confronti di quel corpo. Non dimentichiamo che nel caso di Gesù, e sulla sindone lo si può verificare, c'è stato anche un evento precedente, quello avvenuto nell'orto del Getsemani. Il Vangelo ci parla del sudore di sangue, i medici la chiamano ematoidrosi. Si tratta della rottura dei capillari nelle ghiandole sudoripare che, quando il soggetto subisce dei profondi stress psicofisici,